Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Stiamo su Final Fantasy VII Ever Crisis con l'evento attivo della Hell House Hunt e come sempre oggi parliamo e discutiamo un po' su quelli che saranno gli stage X1 ed X2. Ovviamente questa sarà una sorta di guida fondamentalmente per il completamento della Hell House X1 per ottenere la nuova arma di Barrett già in prima copia e poi successivamente ottenere le altre copie tramite il metodo di draw tickets che sarà possibile ovviamente farmare in singolo o in coop in base alle vostre necessità. Partiamo col dire che questo evento mi risulta essere molto più semplice rispetto a tutti quanti gli altri perché possiedo un Sephiroth maxato con Edge Wing, con Winged Edge praticamente Overboost 10, quindi diciamo che ho già buona parte del DPS concentrato in un personaggio solo, ma al tempo stesso possiedo anche Lucia con la Bold Eagle che mi consente di infliggere un'ulteriore debolezza al ghiaccio al mio avversario. Quindi diciamo che questo setup in teoria dovrebbe rendermi tutto più semplice. E per la prima volta addirittura nella storia del mio gameplay di Ever Crisis gioco senza curatori. Il mio setup, come potete notare, è un setup estremamente aggressivo, proprio estremamente aggressivo, oserei dire, dove fondamentalmente ho Cloud che mi gioca tranquillamente come DPS fisico barra debuffer fisico, Sephiroth che invece mi gioca come DPS magico full ghiaccio in maniera estremamente prepotente, e Lucia che invece tramite la Bold Eagle mi consente di giocarla dal punto di vista fisico, ma al tempo stesso mi consente di infliggere molti più danni di tipo ghiaccio. Se volessimo andare a vedere più nel dettaglio le statistiche, andiamo a vedere un Cloud con 2800 in attacco, 6200 HP e successivamente un boost ad attacco fisico discretamente alto e ovviamente il boost di abilità fisica che mi consente di rendere più forte il Blizzard Blow che è il perno centrale dei miei danni ghiaccio, anche perché poi avendo la Murasame come arma principale i danni tuono qui non ci servono praticamente a niente. Subweapon che mi vanno ad aumentare in generale il danno fisico, HP e critico che comunque sia potrebbero essere una buona idea, e poi ovviamente soluzione di attacco magico fisico e danno fisico. Anche se in realtà sì, l'ho data a lei, ok. Pensavo di avere ancora la spada di Matt, la Hornet disponibile, perché avrei messo praticamente attacco fisico più. Oddio, sai che effettivamente potrei anche farla sta cosa. È che Lucia, avendo comunque la Bold Eagle ed avendo comunque il Blizzara aumentato dalla Bold Eagle, preferisco che sia Lucia ad avere magari quel piccolo DPS in più per fare qualche danno in più. Tanto Cloud con 2800 di attacco fisico va sicuramente bene, quindi non ci sono grossi problemi. Sephiroth che invece addirittura possiede un 3100 di attacco magico e 2035 addirittura di attacco fisico, che forse è perché non gli ho cambiato le sub weapon, perché non mi ricordavo addirittura tutto su attacco fisico pure per Sephiroth. No, in realtà, oddio, in realtà proprio forte, proprio forte. proprio Sephiroth incredibilmente forte. Con ovviamente la Winged Edge, che giustamente Overboost 10 mi consente di essere estremamente forte da questo punto di vista. Ovviamente vestito Arcanum di tipo gelo. Per quanto riguarda le mie abilità, abbiamo un boost magico di livello 7, un boost ghiaccio addirittura di livello 5, boost ability di livello 2, anche se mi sarebbe piaciuto effettivamente avere un boost magico di tipo, cioè un boost di abilità magica a dire la verità, cosa che non c'ho perché mettendo la Buster Sword, in realtà aspetta,
al posto della Buster Sword io potrei effettivamente mettere, eccola, mi scende un pochettino perché giustamente con la Buster Sword avrei aumentato attacco magico fisico, però gli HP in questo caso non mi scendono, ma mi aumento praticamente il boost di abilità magica. Quindi tecnicamente dovrei fare, ecco, un ulteriore 15% di danno in più, che sicuramente non fanno schifo. E poi ovviamente abbiamo il boost di attacco magico fisico più ghiaccio e il boost di attacco magico più ability in generale. Equipaggiamento con attacco magico fisico e sempre boost ability, quindi direi che ci siamo. Sephiroth è comunque molto molto forte, certo sarebbe, era bello vedere 80.000 come power, però così riduciamo un pochettino il suo potere d'attacco magico, ma aumentiamo l'abilità, quindi dovremmo fare comunque dei bei dannini. E infine Lucia, che statistiche molto discrete in realtà, la mia Lucia fortunatamente grazie ad alcune armi riesce ad avere un buon rapporto, ha pochi HP effettivamente, dovrei forse magari aumentarlo un po' gli HP, e forse ora che ho liberato la Buster Sword posso metterla come sub weapon, però ovviamente arma principale, arma secondaria, che anzi l'arma secondaria in realtà potrei anche cambiarla, è che non ne ho forse altre. Oddio, avrei questa che mi aumenta HP, la Mad Minute mi aumentava, se non ricordo male, HP e boost abilità fisica, assolutamente sì. Mettiamo questa, che tra l'altro riduce anche l'attacco magico, che può essere utile in questo caso. Sì, qui abbiamo appunto questa che mi dà la riduzione fisica, che sinceramente mi interessa ben poco, e posso mettere una Buster Sword. Ah, eppure la Buster Sword mi riduce? Pensavo... Cioè, quindi questa ha più stats della Buster... Vabbè, sì, effettivamente è overboost 10, quindi ci sta. Ci sta assolutamente che sia così... che sia così valida. Però non pensavo addirittura più della Buster Sword. Che effettivamente, vabbè sì, mi aumenta gli HP, quindi aumenta il power in generale, però mi riduce di parecchio, anzi no, vabbè, di parecchio no, in realtà non di parecchio, perché sono a 2642, oddio, perderei, no vabbè dai, si può fare, in realtà si può fare. Qui avrei boost fisico col vento, che sinceramente mi interessa ben poco, però va bene avere comunque il boost fisico, e ci sta. Sì, direi che così Lucia mi risulta essere un po' più equilibrata. Tecnicamente la Hell House è debole sia a fuoco che a ghiaccio, quindi tecnicamente dovremmo avere fuoco e ghiaccio, ma se tutto va bene come immagino dovremmo riuscire a shottarlo già durante la prima fase, ovvero durante la rimozione del, diciamo, della barriera di ghiaccio, perché comunque avrà due barriere, una di ghiaccio e una... addirittura qui c'è i minion, ecco, addirittura qui per esempio ci vuole il fuoco per togliere... Ah, vedi, qui ha le fasi al contrario. Quindi avrei potuto mettere le materie fire. Effettivamente. Anche perché qua non ho cure, quindi. Ecco qua. E adesso partiamo col contrattacco. Sephiroth che lancia botte da 40k, che è una cosa incredibile. Però sì, effettivamente col fatto che ha le fasi invertite, esatto, qui subiamo. Sì, qui subiamo. Ecco, vedi, ora qui giustamente... Vabbè, l'abbiamo disintegrata, però Cloud c'è morto, si poteva evitare. Ovviamente giocata molto molto casual, perché qua praticamente Sephiroth mi ha carriato in un modo spaventosissimo. Però ecco, nella X2 magari cercheremo di fare un setup un po' più pulito, no? Un po' più
completo, mettiamola così. Cioè magari al posto di Cloud metto una Aeris che comunque sia mi possa curare e mi possa dare una mano anche dal punto di vista magico, giusto per rendere il tutto un po' più tranquillo. Però direi che questo è tutto. La X1 è veramente veramente easy, anche la X2 non dovrebbe darmi grossi problemi, però fondamentalmente questo è il setup. Se avete la nuova arma di Tifa, la nuova arma di Aeris, ovviamente non avrete problemi, però per chi come me ha investito su Sephiroth, adesso finalmente può mostrarlo a tutti. Grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.